Tipi di energia. Che cos'è l'energia? È la capacità di compiere un lavoro, che si può manifestare in diverse forme, in base al tipo di energia. Esistono infatti vari tipi di energia. Scopriamo i principali. L'energia sonora è prodotta da una fonte sonora, cioè un corpo capace di generare un suono, come uno strumento musicale. Grazie a vibrazioni, il suono si diffonde nello spazio in forma di onde e cerchi concentrici. Quando le onde sonore arrivano al nostro orecchio, percepiamo un suono. L'energia luminosa, invece, è la luce prodotta da diverse fonti, naturali come il sole o artificiali come una lampada accesa. Anche la luce si diffonde in onde, che però viaggiano in linea retta. Per questo motivo parliamo di raggi luminosi. A volte, dalle fonti luminose, si genera anche energia termica, cioè il calore prodotto da un corpo che brucia, come ad esempio un falò. L'energia elettrica è quella che permette ai nostri elettrodomestici di funzionare. È prodotta da cariche elettriche in movimento, dette elettroni, e ha una caratteristica molto utile. Può passare all'interno di sottili fili di rame o altri materiali detti conduttori e percorrere così lunghe distanze. Avrai forse sentito parlare anche di energia potenziale e energia cinetica. Queste due forme di energia possono essere collegate tra loro. L'energia potenziale è immagazzinata in un corpo, pronta per essere sprigionata. Immagina, ad esempio, una rete elastica ferma su cui stai per saltare. Dopo la spinta del salto, la rete libera la sua energia potenziale, trasformandola in energia di movimento, detta anche energia cinetica. Infine, l'energia nucleare è racchiusa nel nucleo dell'atomo, cioè la parte più piccola di ogni elemento esistente. Le stelle sprigionano energia nucleare.